Reddito di cittadinanza di luglio finalmente pagato, ma a quanto pare senza bonus da 200 euro, ma dopo vi spiego perché. Nella serata del 26 di luglio sono finite le lavorazioni del reddito di cittadinanza di luglio e il pagamento comunque arriverà mercoledì 27. Le ricariche saranno fatte direttamente dalle Poste Italiane a partire dalle 13:30-14. Per alcuni addirittura mi hanno scritto nei commenti che arriveranno anche dopo le 15:30. Questo pagamento del reddito di cittadinanza era molto atteso perché ci si aspettava anche il pagamento con l'integrazione del fantomatico bonus da 200 euro. E purtroppo ancora non si vede nulla su internet. Quindi la domanda è quando arriverà il bonus? Stando a quanto mi state scrivendo nei commenti sotto i video e secondo le anticipazioni che vengono date dal centralino dell'INPS, la ricarica sarebbe prevista in questo mese e quindi ci sarebbe da aspettarsi che ci saranno delle altre lavorazioni nelle prossime ore o prossimi giorni. Quindi a questo punto è facile che il bonus arrivi dopo la ricarica del reddito di cittadinanza, un po' come succede con l'assegno unico. Ora vi mostro alcuni commenti che mi avete scritto nei messaggi sotto i video. A me è uscito il bonus di 200 euro nella sezione integrazione salariale. Ho avuto conferma dall'INPS che il bonus 200 euro verrà pagato a partire dopo il 27. Grazie per il video. Io in questo momento vedo solo la somma del reddito di cittadinanza, la somma dei 200 euro sarà separata. Buongiorno, io ho appena controllato, si vede attualmente solo la lavorazione per il reddito di cittadinanza, per il bonus 200 euro ancora nulla. Buongiorno Luigi, ma per il bonus sta scritto che viene pagato il 29 di luglio. Buongiorno Luigi, il bonus 200 euro non c'è nella lavorazione del 27 di luglio. L'INPS mi ha risposto che non arriverà a nessuno su RDC, si vedrà nei prossimi giorni, forse. Ciao! Quindi come vedete alcuni riescono già a vedere delle date e altri ancora no. Quindi teniamoci aggiornati, se vedete anche voi delle altre date fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così ci informiamo tutti quanti e appena io tra l'altro avrò delle novità ve lo farò sapere immediatamente con un nuovo video. Per altri aggiornamenti sempre sul mio canale di YouTube.